Use Law, avvocati in radio. Buongiorno, 31 ottobre, sempre su Svegliati Avvocatura. Scarica la nostra app Use Law Web Radio per Apple e Android. E ancora buongiorno, sono Angelo Marzo dalla mia postazione virtuale di Vicenza, con me in regia o nella sala. Oggi parleremo del whistleblowing e delle sanzioni che il garante della privacy ha inferto sia all'azienda ospedaliera di Perugia e all'ISWEP, la società informatica che gestiva il servizio, quindi una doppia sanzione. Lo facciamo in compagnia di Luca Iadecola, ascoltiamolo. Use Law Web Radio, www.webradiouslaw.it, webradiouslaw.it. Buongiorno a tutti, siamo in compagnia dell'amico e collega Luca Iadecola e parleremo oggi delle sanzioni del garante, ben due in materia di whistleblowing, all'azienda e alla società tecnica. Luca, che cosa è successo? Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. I provvedimenti che oggi ci troviamo a commentare intanto sono due, solitamente invece siamo abituati a commentarne uno solo, ma viaggiano di pari passo perché riguardano la stessa vicenda per la quale il garante privacy ha inteso comminare una sanzione a due distinti titolari del trattamento. Uno è l'azienda ospedaliera di Perugia e l'altro è ISWEP SPA, che è la società informatica che gestiva il servizio di whistleblowing. Sono interessanti questi due provvedimenti perché ci consentono di fare il punto sugli adempimenti privacy che spettano ai titolari del trattamento, soprattutto all'esito del decreto legislativo 24 del 2023 che già abbiamo avuto occasione di commentare su questa rubrica e che appunto impone nuovi adempimenti in capo a coloro i quali appunto devono gestire il sistema di whistleblowing. Iniziando quindi dal provvedimento che il garante ha sollevato nei confronti dell'azienda ospedaliera di Perugia, il garante ha avuto modo di osservare in primo luogo come il titolare del trattamento non avesse fornito l'informativa sul trattamento dei dati personali richiesta dagli articoli 13 e 14 del GDPR, quindi nel corso dell'istruttoria il primo punto che è stato contestato è stato proprio quello che l'azienda ospedaliera non aveva l'informativa. Che cosa è successo durante l'attività ispettiva? Che l'azienda ospedaliera poi l'ha predisposta l'informativa. Vedremo che un po' tutte le eccezioni sollevate dal garante sono state sanate durante l'attività ispettiva, ciò però non è stato sufficiente, lo vedremo più tardi, per l'applicazione della sanzione finale. Il secondo appunto, la seconda eccezione sollevata dal garante è stata relativa al mancato aggiornamento del registro delle attività di trattamento con i trattamenti appunto effettuati per gestire il sistema di segnalazione di illeciti. Anche in questo caso l'azienda ha ottemperato durante il corso dell'istruttoria. L'aspetto forse però più interessante di questo primo provvedimento è relativo al tracciamento degli accessi, nel senso che nel corso dell'istruttoria è stato constatato che l'applicativo che veniva utilizzato per l'acquisizione della gestione delle segnalazioni illecite era accessibile esclusivamente da postazioni di lavoro che erano connesse alla rete aziendale e che l'accesso alla rete pubblica avveniva attraverso un firewall. Questo firewall però memorizzava in appositi file di log le operazioni di navigazione effettuate, unitamente ai dati che consentivano di risalire anche indirettamente ai dipendenti oppure ad altri soggetti che le hanno effettuate. C'è da dire che il periodo considerato è precedente al DL 24 del 2023, quindi ancora era possibile collegarsi esclusivamente da rete intranet. Però l'elemento che qui viene contestato è che l'anonimato, che è uno dei pilastri fondanti del sistema di segnalazione illeciti, prima e dopo
il DL24-2023, in questo modo di fatto veniva violato, perché proprio perché questi firewall, essendo così configurati, comunque consentivano di risalire all'username del soggetto che effettuava la connessione, quindi che effettuava eventualmente il whistleblowing, e addirittura era un dato che veniva conservato fino a 3 mesi. È ovvio che, come il garante ha rilevato, la registrazione e la conservazione nei log degli apparati firewall di queste informazioni consentiva perfettamente la tracciabilità, quindi faceva venire meno uno dei pilastri fondanti del sistema di whistleblowing. Ancor più che il numero di connessioni era esiguo, questo rendeva ancor più inefficaci le altre misure adottate per tutelare la riservatezza dell'identità dei segnalanti. Il garante poi ci ricorda che occorre quindi predisporre no i nostri applicativi sulla scorta dei principi di privacy by design e privacy by default previsti all'articolo 25 del GDPR. Per tali ragioni, insomma, il garante ha ritenuto che la registrazione e la conservazione all'interno dei log degli apparati firewall in realtà fosse violativa dei principi generali, in particolare degli articoli 5 e 25 e 32 del regolamento. Oltre a ciò, è stato contestato all'azienda sanitaria che la modalità di gestione delle credenziali degli RPCT non è venuta in maniera corretta, perché c'è stato il passaggio da un responsabile prevenzione corruzione e trasparenza ad un altro, e c'è stato un periodo nel quale praticamente le credenziali di autenticazione per un certo periodo erano state attribuite ad altro professionista, e comunque in generale è stata rilevata che la gestione di questo specifico e importantissimo aspetto non era stata fatta correttamente. Sappiamo infatti che la figura che la normativa individua quale soggetto preposto alla gestione dei trattamenti è l'RPCT, e quindi non osservare una condotta di assoluta riservatezza delle sue credenziali chiaramente è una condotta sanzionabile. Da ultimo, il garante non ha potuto far altro che evidenziare anche l'assenza di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati appunto interessati da questa dal whistleblowing. Sappiamo che invece è obbligatorio farlo, e quindi anche su questo punto l'azienda sanitaria si è adoperata nel mentre diciamo, si svolgeva l'istruttoria. Queste sono per grandi linee le contestazioni sollevate dal garante privacy al titolare azienda sanitaria. L'altro provvedimento parallelo a questo, che quindi ha, come dire, utilizzato la stessa attività istruttoria in un certo qual modo per essere portato avanti, ha riguardato invece ISWEB SPA, che era l'azienda che forniva la società informatica che gestiva il servizio di gestione delle segnalazioni di illeciti. Il garante in questo caso ha circostanziato il proprio richiamo alla violazione dell'articolo 28. Perché? Perché ISWEB non aveva informato l'azienda sanitaria quali fossero i suoi subfornitori in relazione al trattamento gestione, in relazione al trattamento whistleblowing. Quindi, durante il corso dell'istruttoria è emerso che, per motivi, diciamo così, indiretti, l'azienda sanitaria sapeva che ISWEB dava in appalto il servizio di hosting a una terza società che si chiama SeaWeb SRL. Però la circostanza non era stata disciplinata nell'accordo ai sensi dell'articolo 28, né mai ISWEB SPA, quindi il fornitore, si era preoccupato di rendere noto formalmente che nei trattamenti effettuati per conto dell'azienda sanitaria c'era anche un terzo fornitore. Ebbene, nonostante il provvedimento dica che l'azienda sanitaria comunque questa circostanza l'avesse avuta fosse nota, ciononostante ha ritenuto di sanzionare ISWEB. Perché? Perché non ha informato al momento dell'inizio del contratto l'azienda sanitaria dei propri rapporti col servizio di hosting.
E questa doglianza ha riguardato sia il rapporto diretto tra l'azienda sanitaria e ISWEB SPA, ma è più in generale, perché una volta che poi l'ispezione si è allargata a tutti i trattamenti dati effettuati da ISWEB SPA, comunque il titolare ha rilevato che anche nei rapporti con gli altri clienti mancava questo aspetto. Quindi entrambe queste sanzioni si sono concluse con una condanna di 40.000 euro sia per l'azienda ospedaliera che per la ISWEB. E quindi, come dicevo, sono importanti perché ci danno un po' il polso di quelli che sono gli adempimenti privacy previsti in capo al titolare, che sono quindi, ricapitolando, una informativa sul trattamento dati che sia idonea e che contenga tutti gli elementi di cui all'articolo 13 del GDPR, che deve essere chiaramente pubblicata sul sito e possibilmente replicata all'inizio, quando viene concessa la possibilità, insomma, al segnalante, appunto, di collegarsi e di fare la segnalazione attraverso internet. Di aggiornare con i relativi trattamenti, il registro di trattamento ai sensi dell'articolo 30 GDPR. Oltre a ciò, di adottare specifiche cautele al fine di impedire che la registrazione e la conservazione all'interno dei log degli apparati firewall di informazioni direttamente identificative degli utenti dell'applicativo. Quindi vanno bene le misure di sicurezza, in particolare qui ce n'erano di più che adeguate, come lo stesso garante ha avuto modo di osservare, poiché l'applicativo utilizzato era Global X. Però no, non può essere previsto a monte di questo sistema un firewall che poi tenga traccia delle connessioni, altrimenti chiaro che poi l'aspetto dell'anonimizzazione delle segnalazioni viene necessariamente meno. Inoltre, occorre garantire la sicurezza delle credenziali di autenticazione per l'accesso all'applicativo. Abbiamo visto come la politica di gestione delle credenziali tra il vecchio RPCT, il periodo in cui il posto è stato vacante, e il nuovo RPCT non è stato giudicato idoneo. E da ultimo, ma non meno importante, la predisposizione di una preliminare valutazione di impatto, che insomma le ultime norme chiariscono, e anche le linee guida dell'ANAC chiariscono essere obbligatorie. Quindi, per il resto, un altro aspetto importante è che, nonostante per la maggior parte di questi aspetti, come dire, attenzione dal garante, l'azienda ospedaliera si sia adoperata per conformarsi, quindi nonostante si sia conformata nel corso del tempo, prima che terminasse l'attività ispettiva, comunque il garante, applicando il principio ratione temporis, ha ritenuto di comunque sanzionare l'azienda ospedaliera. Lo stesso ha ritenuto nel caso di ISWEB SPA, per come abbiamo detto già, non abbia correttamente applicato l'articolo 28, perché non ha appunto reso noto ai propri clienti, a ciascuno dei propri clienti, che tra i propri subfornitori vi era appunto un terzo fornitore noto, individuato in C-Web SRL. Anche in questo caso l'azienda si era adeguata, ma il garante comunque ne ha tenuto conto nella valutazione finale, ma anche in questo secondo provvedimento ha ritenuto di applicare la sanzione di 40.000 euro. Maggiori informazioni ovviamente le trovate sul sito www.studiolegaleiadecola.it. Caro Angelo, ti saluto, un saluto a tutti. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. E con questo si conclude qui la nostra puntata. Una buona giornata a tutti e sempre su Svegliati Avvocatura. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.